quanti, io sono Davide Bonucci, mi avete conosciuto quasi tutti di persona e sono venuto a trovarvi nei mesi, diciamo da inizio autunno, il momento in cui si è deciso di organizzare questa cosa a Roma, e credo sì, la maggior parte dei produttori sono venuti a visitarli di persona. E questa manifestazione è nata, diciamo, in maniera piuttosto spontanea, ragionando tra appassionati e con i produttori per un disagio, insomma, che ben conoscete e che ora non stiamo qui a sottolineare troppo. E ci faceva piacere, ecco, che il rosso di Montalcino venisse sottolineato in un luogo importante come Roma, un luogo culturalmente e commercialmente importante per il vino come Roma, e l'idea, ecco, è piaciuta a tutti i produttori, quasi tutti, diciamo. Chiaramente oggi ci sono produttori che hanno una certa idea del Sangiovese, e Sangiovese che a Montalcino si fa in purezza, sia per il Brunello e anche per il rosso. Oggi, appunto, dal momento che Brunello è un vino più che conosciuto, ci sembrava giusto che oggi si parlasse soltanto di rosso. E questa cosa si evidenzia anche con la presenza di alcune vecchie annate che ho chiesto ai produttori di portare. E, tra l'altro, ne ho già assaggiate un paio e devo dire che hanno mantenuto le promesse. Il Sangiovese invecchia bene anche nella versione rossa di Montalcino. Questo è un messaggio per i produttori che finora non hanno fatto cantina con il rosso di Montalcino. Quindi questa è un'occasione proprio per parlare anche di questo, cioè che a Montalcino si fanno due grandi vini, non solo uno. Da cui il motivo della manifestazione, il motivo di questa adesione, sono contento, è di massa, diciamo. Le persone che abbiamo contattato sono state tutte molto entusiaste di venire qua. Dovrei ringraziare qualche produttore in particolare, ma non lo faccio, preferisco ringraziare tutti quanti, tutti voi che siete venuti qua, e sono ben contento che questa cosa, questa gran fatica porti un minimo di riscontro per voi a tutti i livelli. Direi che non ho altro da aggiungere, lascio volentieri la parola ai produttori e ai giornalisti che avranno modo di approfondire meglio i vari aspetti della storia di Montalcino, del rosso in particolare, e anche delle questioni un po' più spinose legate al disciplinare. Davide. Allora, Enrico farà da moderatore della... Ti faccio una domanda. Con lo stesso spirito al quale hai presentato questa cosa, sì, hai idea di poterla riproporre nel futuro oppure... Sì, intanto vediamo come funziona. Se il rosso regge. No, se hai una determinazione così come se l'abbiamo avuta regge. Noi nel fare i rossi in una certa maniera, anche te. Vi saluto anch'io, mi chiamo Enrico Pacciani, buongiorno a tutti. Sono anch'io socio dell'Enoclub Siena, uno dei soci fondatori insieme a Davide. Il mio ruolo qui sarà di fare un pochino il poliziotto cattivo, cercando di contenere i tempi degli interventi in modo che arriviamo al pranzo non stremati. Anche se gli argomenti di cui parlare sono tanti e molto interessanti, proprio perché il rosso autonomamente è raramente comunicato. Quindi abbiamo una serie di interventi che ci aiuteranno ad affrontare i diversi aspetti. Cominciamo con Raffaella per la Fattoria dei Balbi, che ci spiegherà anche come mai purtroppo Stefano non è potuto venire. Vi prego tutti di stare possibilmente più sui 10 minuti che sui 15, perché vi arriviamo al pranzo. Buongiorno, molti di voi mi conoscono, ma insomma mi ripresento. Mi chiamo Raffaella Bini Federzoni e lavoro dal 98 per la Fattoria dei Balbi. Al mio posto ci sarebbe stato molto molto volentieri Stefano Cinelli Colombini, però purtroppo, come molti di voi sanno, ha avuto un incidente, fortunatamente non grave, però è immobilizzato e quindi all'ultimo momento non è potuto venire. E allora ieri mi ha scritto l'intervento che vi leggerò e che lui avrebbe recitato a braccio. Io purtroppo non ho la sua capacità e neanche la sua memoria, e quindi giustamente me l'ha scritto. Voi prendetela come una lettera, come un messaggio di Stefano, senza nessuna presunzione e senza nessuna idea di dire la verità assoluta. Però, diciamo, prima di cominciare a parlare del San Giovanni a Montalcino,
con Davide aveva pensato che forse era il caso di fare un piccolo escursus storico, non solo sul Brunello, ma proprio sulla realtà di Montalcino. E questo è quello che ha scritto. Montalcino e i suoi Sangiovese rappresentano un caso davvero curioso. Qui i miti sono così affascinanti che nessuno si cura davvero della storia e della realtà del territorio. Tutto questo potrebbe andare benissimo perché le leggende fanno vendere il vino molto più delle cifre. Però c'è un problema. Se ci si basa solo sui miti non si riesce a capire quello che accade, è accaduto e accadrà a Montalcino. Per questo penso sia utile dedicare questo intervento a una breve analisi multidisciplinare su Montalcino, mettendo insieme dati noti su storia, economia e enologia. Tutto ciò che cito proviene da materiale ben noto, disponibile in libri e pubblicato varie volte, ma purtroppo in genere è ignorato dagli addetti ai lavori. Quando e perché nascono le fortune dei vini di Montalcino? Tutto ha inizio dal Medioevo e da una strada. Con i mari invasi dai pirati saraceni e le antiche vie romane degradate, le alternative per i viaggiatori si erano ridotte a poca cosa. Chi voleva andare a Roma doveva per forza usare la Francigena. E la Francigena passava da Montalcino. In più, dal XIII secolo, il nostro comune aveva ottenuto il diritto di porto franco, divenendo così una specie di duty free del Medioevo. Ben presto Montalcino scoprì che i milioni di viaggiatori che transitavano sotto le sue mura gradivano molto i suoi vini e iniziò a farne sempre di più. E con di più intendo davvero tanti, perché dai dati dei catasti e dei censimenti vanno da 2.000 ettari di vigna a 4.500. Tanto per dare un'idea, oggi ce ne sono 3.600 e produciamo circa 20 milioni di bottiglie l'anno. La strada di Roma era la strada per il centro della cristianità, un luogo dove chiunque fosse qualcuno prima o poi doveva andare. Da Carlo Magno in poi ogni imperatore del Sacro Romano Impero ha mangiato nelle nostre taverne e re, nobili, papi e cardinali e ogni personaggio del tempo ha camminato nelle nostre strade. È la richiesta che crea il prodotto e noi avevamo in casa la migliore clientela d'Europa, gente abituata ai vini più raffinati. Così nacque il Moscadello, che dal 600 verrà progressivamente sostituito da un grande Sangiovese in purezza, affinato per 4-5 anni in botte, il Brunello. Guglielmo III d'Inghilterra ne importava ogni anno per la mensa reale, come risulta da un carteggio datato dal 1688 al 1710. Un libro di viaggi del conte Pieri del 1790 ne descrive esattamente nome, composizione ampelografica e tempo di affinamento. Dai primi decenni dell'Ottocento i padelletti vendono Brunello con etichette stampate in tipografia e nel 1875 la commissione ampelografica della provincia di Siena redige la più antica analisi chimico-degustativa ufficiale di un Brunello che ci sia pervenuto. Si tratta di un Castelgiocondo del 1843, un vino di 32 anni dal colore rosso rubino con 14.2 di alcol, acidità totale 5.1 e estratti secchi del 23.28, dati del tutto in linea con i migliori Brunello attuali. Nel 1869 Clemente Santi è premiato con la medaglia d'argento al comizio agrario del circondario di Montepulciano per un Brunello del 1865. Nel 1870 Tito Costanti partecipa all'esposizione provinciale con un Brunello 1865 e nel 1874 la fattoria dei Barbi ottiene una medaglia d'argento dal Ministero dell'Agricoltura, il primo premio nazionale per un vino di Montalcino. Negli anni tra 1890 e 1910 Paccagnini vince 45 medaglie con il suo Brunello in tutta Europa. In questo periodo gli agronomi cinesi fanno ricerche fondamentali sul Sangiovese, che vanno dalle selezioni clonali di Piondisanti al manuale di vinificazione del Brunello di Paccagnini alle ricerche sulle vigne di Anghirelli. Montalcino nel 1900 è la terza città del sud della Toscana dopo Siena e Arezzo. È un centro vivace e il commercio del vino che ha nel Brunello la sua punta di diamante. Ma è nella prima metà del Novecento che Montalcino evolve ancora e diviene pioniere.
Pochi lo sanno, ma è qui che nascono tante idee che sono alla base della moderna commercializzazione e produzione del vino di qualità italiano. Nel 1931 Fattoria dei Barbi inizia a vendere Brunello per corrispondenza, con una mailing a tutti gli avvocati e medici d'Italia. Negli stessi anni la cantina sociale Biondi Santi e C inizia a spedire Brunello negli Stati Uniti e in vari paesi esteri. Interessante una foto del primo camion per gli USA e la innovativa bottiglia da 0,100 litri in confezione antiurto per l'invio dei campioni. Nel 1932 una dozzina di aziende di Montalcino partecipa alla prima mostra mercato del vino tipico d'Italia a Siena e dichiara una produzione complessiva di 35.000 ettolitri, pari a 4,7 milioni di bottiglie. Nel 1937 il podestà Giovanni Colombini inaugura la prima enoteca pubblica d'Italia nella restaurata fortezza e il regolamento obbliga la vendita dei soli prodotti agricoli confezionati dal territorio. Nel 1950 la Fattoria dei Barbi realizza la prima cantina d'Italia sempre aperta e attrezzata per la degustazione e vendita al pubblico del vino in bottiglia e da quell'anno al 2011 la visitano 3 milioni di turisti. Commercializzazione diretta con metodi più innovativi in Italia e nel mondo, alti prezzi, cura del prodotto e uso di territori e cantine come veicolo di vendita e promozione del vino. Sono le regole che governano il mercato del vino di qualità, ma qui tutto questo è attuato oltre mezzo secolo prima che nel resto d'Italia. Il Brunello in quegli anni è così importante che il grande poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti gli dedica lo slogan della prima mostra mercato dei vini tipici italiani, che si tiene a Siena nel 1931. Il Brunello è benzina, nel senso che è il carburante che muove il mondo. Nel 1964 due eventi traumatici distrussero quasi tutto quanto era stato faticosamente creato. Il primo fu nazionale, venne abolita la mezzadria e le aziende non trovarono le risorse economiche per riconvertirsi a lavorazioni meccanizzate. Il secondo fu locale, ma per noi devastante. Venne aperta l'autostrada del sole e all'improvviso da Montalcino non passò più nessuno. Il paese perse improvvisamente quei milioni di transiti all'anno su cui viveva ed è come se una città portuale si trovasse senza mare. Basta un dato per dare un'idea della crisi. In 10 anni il comune perse il 70% della popolazione. Delle fattorie che avevano fatto la storia del Brunello ne sopravvissero 5 o 6 e a loro si aggiunse qualche decina delle neonate aziende a conduzione diretta. Quello è anche il periodo in cui nasce la stampa del vino in Italia e chi arrivava qui in quei tempi poteva legittimamente pensare di essere finito in un deserto. Fu per questo che molti si fecero un'idea del tutto falsa del nostro vino e da qui sono nate molte leggende, le leggende assurde che ora passano per storia. La realtà è che il Brunello e il Rosso di Montalcino di oggi nascono da una grande storia, da grandi famiglie e da grandi aziende che avevano costruito nei secoli, ma uno tsunami imprevisto ha spazzato via quasi tutto. I fortunati e capaci che sono sopravvissuti si sono trovati davanti a un'opportunità unica. Avevano un grande prodotto già perfettamente voluto e tanto spazio per crescere. Servirono 10 anni per riorganizzare il sistema produttivo, ma poi la ripresa fu rapidissima e realizzata con mezzi del tutto inusuali. La prima straordinaria innovazione fu l'integrazione tra produttori, società civile e istituzione. Senza distinzioni di partito, origine sociale e ideali, tutti si dettero da fare per il rilancio della comunità. Non c'erano più viaggiatori verso Roma e così nel 1964, per richiamare gente e consumi, la popolazione si inventò due sagre in costume medievale, con sfilate, gare e soprattutto mangiate e bevute dei prodotti tipici. Erano le prime del loro genere in Italia, poi moltissimi le copiarono. I sindaci Raffaelli e Bindi si fecero ambasciatori del Brunello, incoraggiando imprenditori di ogni luogo a venire a Montalcino. Nel pieno dei conflitti del 68 qui si fecero realizzare cantine, opifici e strutture senza limiti e senza problemi, aiutando le imprese in ogni modo possibile, ma rispettando sempre qualità edilizia e territorio.
I viticoltori unirono i loro sforzi di tutela e promozione sotto l'egida del Consorzio di Brunello, con enormi economie e grandi vantaggi. Questo consorzio è l'unico in Italia da aver rappresentato sempre oltre il 90% della produzione. Negli anni 70-80, quelli in cui si è creato il mercato e il mito mondiale del Brunello, Montalcino è stato un esempio più unico che raro di collaborazione di un intero territorio nello sviluppo. Questo è il vero segreto del nostro successo, la concentrazione di tutti gli sforzi. Altri fattori di successo furono quelli classici, qui applicati fino alle ultime conseguenze: l'innovazione di prodotto e di processo. Le innovazioni di prodotto di Montalcino sono state solo due, ma enormi. Sono i nostri vini, il Brunello e il Rosso di Montalcino. In che senso il Brunello è stato un'innovazione di prodotto? Perché è stato il primo vino rosso italiano di alta qualità venduto a milioni di bottiglie su tutti i mercati del mondo. Un prodotto che ha creato un segmento di mercato che prima non esisteva. Del rosso di Montalcino vi parlerà più o meglio il dottor Tiezzi, che ne è praticamente il padre. Io mi limito a indicare una peculiarità. È stata la prima DOC nata specificamente per drenare gli eccessi di produzione di un altro vino, funzione che ha svolto egregiamente per un quarto di secolo. Le innovazioni di processo Montalcino sono state innumerevoli, causate da una fertilità imprenditoriale senza pari. Dal 1975 al 2000 sono nate da 5 a 10 nuove cantine l'anno, molte delle quali realizzate con la tecnologia più innovativa. Ogni nuova struttura spostava l'asticella della qualità un pochino più in alto. Tutti i migliori enologi d'Italia hanno lavorato qui e anche questo ha innescato una competizione a interesse nei media. Non possiamo negarci che la continua competizione per la qualità ha portato anche ad eccessi e che questi eccessi ci sono costati molto cari. Però la salute intrinseca del sistema è stata così forte da permetterci di usare la malattia per crescere. Sono salite alla ribalta nuove aziende, altre si sono confermate nella qualità e altre hanno avuto qualche battuta di arresto. Ma Montalcino nel suo complesso è sempre comunque ai vertici dell'enologia italiana. La rinascita dopo la crisi mondiale e Brunellopoli si spiega proprio con la natura peculiare di Montalcino, che ho cercato di far capire in queste righe. Qui non siamo di fronte a un qualcosa creato da un singolo genio, che sarebbe morto con lui, né alle iniziative straordinarie di un'azienda leader di mercato, perché qui i leader di mercato non ci sono mai stati, dato che nessuno in tempi recenti ha mai raggiunto il 10% del venduto totale. Solo noi della Fattoria dei Barbi abbiamo superato questo limite, ma più di 40 anni fa. Montalcino e i suoi sangiovesi sono il frutto di un lavoro secolare di una collettività che è partita da poche famiglie locali e ha saputo arricchirsi accogliendo tanti nuovi contributi. Montalcino ha certamente dei grandi protagonisti, ma ne ha così tanti e sempre nuovi che sono un coro, e un coro non muore mai. Per chiudere alcuni dati sul sangiovese a Montalcino. Il comune ha 3.600 ettari di vigna, di cui sono certamente di Sangiovese i circa 2.100 iscritti al Brunello e più i 550 iscritti al Rosso di Montalcino. Dei restanti 950 ettari, circa 300 sono dichiaratamente Sangiovese, che così raggiunge la quota dell'82% dei vigneti a Montalcino. È divertente anche notare un'ulteriore elaborazione del dato. Se escludiamo i vigneti delle 5 aziende con più vitigni non indigeni, la percentuale del Sangiovese sale al 97% di media. Basta questo dato a spiegare perché il taglio nei do di Montalcino viene sempre respinto con percentuali bulgare. E questo dato racconta anche con i fatti e non con le parole che chi è venuto o ha sempre fatto vigna a Montalcino lo ha fatto perché crede nel Sangiovese. I rivendicatori delle do di Montalcino sono 309, di cui 235 iscritti al consorzio. Occorre però tenere presente che quei 235 rappresentano oltre il 95% del Brunello imbottigliato. Come tutte le realtà, anche quella di Montalcino presenta mille sfaccettature. Io,
poi Stefano, vi ho dato una prospettiva che non pretende di essere la verità, ma è un'analisi basata su dati verificati fatta da chi ha vissuto direttamente o tramite ricordi di famiglia tutta l'avventura del Brunello. La storia con l'S maiuscola è ben altro, ma spero che questa fonte vi possa essere utile. Grazie. Grazie a Raffaella e a Stefano. Sì, volevo dire, questo ovviamente è un fogliaccio, però il testo e i dati sono a disposizione per chiunque voglia. Sì, infatti possiamo farlo avere, penso, anche ai giornalisti qui presenti. Mi sembra ricco di stimoli, mi piace molto questa definizione del coro, che d'altra parte siete voi qui presenti, tutti i produttori, per cui non c'è una sola voce che traina tutti, ma è grazie alla partecipazione di tutti che Montalcino può continuare a fare passi avanti. Già nel testo di Stefano c'era, anticipava l'intervento di Enzo Tiezzi, che ha vissuto, diciamo, la vicenda Montalcino e il Rosso di Montalcino con diversi cappelli. Sì. Se vuoi spiegare. Va bene, buongiorno a tutti. Sì, l'amico. Ma se devi alzarti perché parli sempre sì. Molto male. L'amico Stefano Cinelli ha fatto un ampio esame delle produzioni di Montalcino e credo che più che altro si sia basato prevalentemente sul Brunello e su quelle che sono state le fasi, diciamo, del vino base, cioè del vino d'immagine. Ma io facevo un'osservazione prima all'amico Davide di un articolo su un giornale dove oggi si dovrebbe parlare di Rosso e quindi nel giornale si parlava di Rosso di Montalcino come nato come vino complementare al Brunello. Ma sotto questo aspetto sarebbe un po' contrario, cioè nel senso che il Rosso di Montalcino semmai è il babbo del Brunello. E io, ora, naturalmente per una questione di sintesi e di, soprattutto perché ha già parlato molto di Montalcino, dico Stefano, vorrei dire questo, ho delle documentazioni molto ampie e molto portata di tutti. Per esempio, già nel 1870 si parlava di Rosso di Montalcino che aveva avuto dei premi sulle feste in Siena. Del Brunello non è che se ne parlava molto, perché non si sapeva da quale vitigno, da quale vite nasceva, perché. E qui ci sono dei rapporti, per esempio, che sono del 1860-70, si chiamavano bullettini agrari, che facevano queste ricerche e questi scambi di notizie tra produttori, perché c'era stata l'Unità d'Italia, quindi l'Italia prima con Cavour con un vino classico doveva esportare il vino, c'erano state delle fasi molto importanti, più o meno siamo tutti del vino, quindi si sa. Le scoperte dei batteri da parte di Pasteur, dei lieviti da parte di Guglielmo, delle malattie che erano arrivate dagli Stati Uniti, come l'oïdio, la granossola e la filossera, che naturalmente non sapevano come andare, quindi questo era uno scambio di idee. E in questi rapporti, tra l'altro io dicevo uno di quelli che ha citato poi anche l'amico Stefano, parla di varietà di uniti, si parla di Sangiovese e poi di un Brunello che però sarà una varietà a sé oppure probabilmente una diversificazione, non si capiva, non avevano capito che cos'era. Quindi tutti i vini che nascevano con il nome di vino rosso, a parte poi qualche analisi che veniva fatto nell'ambito di tutta questa, diciamo, di tutte queste ricerche. La tesina che diceva sempre Stefano è questa qua, è una tesina scritta a mano sulle caratteristiche di questa produzione, di questa vite, che non si sapeva se era Sangiovese, lo chiamavano Sangiovese, oppure Brunello, che non si sapeva come doveva essere. Qua non sto a dilungarmi molto, ma in sintesi posso dire, ecco, che si parlava più di vino rosso
per esempio c'ho una lettera del Carlucci su Argiano dove citava il vino rosso di Argiano e tanto è buono perché era andato a Mantova, chiamato poi Mantovani, addirittura aveva chiamato i ricchi villani, perché gli avevano fatto bere il vino l'aceto, diceva lui. Allora aveva ricordato alla contessa questo vino favoloso, parlava di vino rosso. Naturalmente c'era appunto nell'ambito di queste ricerche anche dei riconoscimenti su qualcuno, qualche azienda importante che produceva Brunello, e quindi si cominciava a conoscere, ecco, questo Brunello, ma sempre andava avanti il nome del vino rosso. Così pure, ecco, per semplificare, a parte alcuni riconoscimenti a queste aziende che ha citato sempre Stefano, le grosse aziende, in particolare il Montesanti, ma anche Elli, Paccagnini. Paccagnini addirittura ebbe sul Brunello delle medaglie, molte medaglie a Bordeaux, Parigi, Marsiglia, Roma, Bari, erano tutti, all'epoca, dire, come faceva arrivare questa persona ad avere questi premi così distanti, insomma, pure c'era uno scambio di idee, di conoscenze. Tutto questo naturalmente per arrivare poi alla fase delle intermedia del periodo delle due guerre, dove qui si deve dare atto che in particolare Bondisanti ripropose una selezione sui vitigni per, diciamo, portare avanti un discorso sul vitigno, sulla vite Brunello. Però per esempio ci sono negli anni 30 feste in Siena, feste che venivano premiati, dove venivano premiati dei produttori, e insieme a Brunello c'era anche il vino rosso. Quindi la fase del vino rosso era iniziata molto prima, cioè a metà degli anni dell'Ottocento. Naturalmente è stato citato anche una fase importante, perché un Talcino, come tutta la Toscana, era condotta, il territorio era condotto nelle grandi aziende a mezzadria, quindi il mezzadro che produceva vino, e proprio per questo il mezzadro cercava di fare più vino possibile. Poi c'era l'uve bianche, l'uve di Nerone, si diceva, noi c'era di tutto, e quindi le grandi aziende in genere dividevano l'uva sul campo e poi si facevano il vino loro, nella loro cantina. Ma Montalcino non era granché attrezzato dal punto di vista enologico come altri territori, come i Chianti. Pochissime aziende avevano delle belle cantine, una la più bella la posso citare era Argiano, che è tutta sotterranea, bellissima, sotto la 1500. Poi il resto erano sì cantine, ma insomma con dimensioni anche ridotte. Figuriamoci poi le unità collerali, erano stanze con qualche vino e qualche botte. Il nucleo centrale di Montalcino, dove le unità federali erano molto piccole, si produceva vino, ma sempre in dimensioni molto ridotte. E qui i Bondisanti, si sa, la storia che è stata citata, cercò di costruire una cantina sociale per vedere di sviluppare il settore vitivinicolo per la commercializzazione. Il dottor Tancredi era anche il consulente della cantina sociale di Poggi Gonzi, che poi ha cominciato a lavorarci anche un famoso assaggiatore che si è andato proprio in questi giorni, Giulio Gamberi. E questo, e qui siamo arrivati, diciamo, con questa, diciamo, questa forma di conduzione e di conduzione di questi vini fino agli anni 50. E qui comincia la fase che naturalmente dà diciamo, un indirizzo preciso a questo Montalcino. Infatti l'Italia, a differenza anche della Francia, non aveva una legge sui vini. Gli unici che avevano dato delle regole erano i due consorci dei Chianti, che erano nati intorno agli anni 30, e poi niente, il vino si faceva come si poteva. E la comunità europea ha detto: fatevi una legge, quindi voi
potete fare andare a vendere vino che non si sa che vino è. La legge fu promulgata nel 1563 con la denominazione legge 930, che prevedeva le denominazioni di origine controllate e denominazioni di origine controllate garantite. Qui, insieme alle famiglie più interessate, come più interessanti, ma anche come il padre Colombini, si dettero molto da fare insieme ad altri produttori, insieme anche dei piccoli produttori che poi avevano contemporaneamente, con la fine della mezzadria, acquistato anche i poderi, dettero vita a un consorzio. Da qui, naturalmente, con la richiesta, inizialmente un'associazione con la richiesta di avere quella denominazione di origine controllata, Brunello e Montalcino. Il quarto vino in Italia fu il Brunello e Montalcino nel 1966. I produttori però dissero: ma dove si deve invecchiare il vino 4 anni? Le cantine sono un po' tanto ben organizzate. Abbiamo bisogno di soldi, come facciamo? Bisognerebbe vendere anche prima, è sempre un problema. E dice, come lo chiamiamo? Chiamiamolo vino rosso di Montalcino. Fecero un consorzio, io ero giovane, ma soprattutto io avevo, seguivo un po' queste fasi. Fu fatto questo consorzio che tra l'altro fu motivo di molti scontri. Tra l'altro uscì dal consorzio del vino Brunello anche sia la fattoria dei Bardi sia il Pionti Salti. Però questo consorzio, di lato al consorzio del vino Brunello e Montalcino, fu molto importante perché intanto il Ministero fece cambiare il nome dal vino rosso di Montalcino al vino rosso da vigneto di Brunello. Qui c'è qualche bottiglia con qualche etichetta. Il consorzio si doveva organizzare per stabilire questa fase importante, perché poi il rosso era un Brunello non invecchiato, un anno e mezzo, e quindi bisognava vedere quale andava a Brunello, quale andava a vino rosso o quale veniva venduto come vino scuso. Il consorzio si organizzò e organizzò molto bene quella parte di controllo e di vigilanza, tanto che si avevano la possibilità attraverso la vendita di marchi o bollini, come si chiamavano allora, avere le bottiglie che si riuscivano, che venivano commercializzate. Questa fase andò avanti fino a 1977 e qui ribatto una cosa importante. Nel 1977, ci sono dei dati, venivano venduti più marchi del rosso di Montalcino che non del Brunello. Quindi si vendeva, la piramide era giusta, quella che si chiama oggi piramide. Chiariamo sinteticamente magari per i giornalisti che non hanno seguito troppo, cioè l'idea che ci sia un vino d'eccellenza che è la punta della piramide. La spiegavo, appunto ci arrivavo nel dire che nella nostra poi insistenza di portare avanti questo vino da tavola, che è un vino da tavola, sempre nel 1977 la Comunità Europea stabilì, fece una comunicazione e un decreto dove ogni vino da tavola non poteva riportare parte o nome di vini a denominazione di origine controllata. E a quel punto ci trovammo sbagliati, come ho detto, si vendeva più vino rosso che non Brunello. Allora decidemmo di fare di chiedere una denominazione di origine controllata, tanto più che alcuni anni prima, nel 1972, si era già chiesto la denominazione di origine controllata e garantita per il Brunello, per cui ci veniva bene questo discorso nella fase di controllo di autorizzazione. E anche qui avemmo delle insistenze politiche e anche interne, noi
non vedevano con un occhio questa cosa, tant'è che dicevano poi come lo controllate, come fate, ma non è possibile, l'immagine, erano tanti motivi. E questo dietro poi a queste grosse insistenze che si ebbe poi dimostrazioni che noi con la nostra impostazione si era già arrivati a un controllo molto accurato, quindi si poteva dimostrare quali erano le fasi del passaggio del vino. Questo si poteva dimostrare che da un vigneto si potevano fare quei vini. E il comitato vini anche non era d'accordo, però c'erano dei componenti, e qui faccio anche i nomi, il grandissimo Renato Ratti, che era uno che sostenne questo aspetto, e riuscimmo a fargli capire, ma la legge mica lo vieta di fare due vini con questa legge 930. Non lo vieta, lo possiamo fare, bisogna solo trovare la soluzione. Insomma, a forza di discussioni e di insistenze, si ebbe nel 1983 il riconoscimento della denominazione di origine controllata del Rosso di Montalcino. Ma già nell'80 il Brunello di Montalcino aveva avuto la denominazione di origine controllata garantita con l'uscita nell'84, per cui già si erano definiti i due aspetti, diciamo, in scala di valore a secondo il comitato. E quindi primo DOC di che 83 o 84? Mi sembra l'84, sì. E quindi siamo arrivati quindi a questa soluzione, che poi con tutte gli scontri politici che si era avuto, con tutti i problemi anche interni che si era avuto, e invece fu molto apprezzata. Il comitato cambiò la normativa, la legge 930 fu revisionata e fu denominata legge 194 del 92, la quale poi impostò tutta la legge italiana sulla nostra impostazione. Anche perché poi dietro a noi arrivò il Nobile, il Chianti, e tutti volevano portare avanti questa linea. Per cui ecco, ritornando, quindi concludendo, forse direi che più che complemento il rosso lo vedrei come mappo del Brunello. L'evoluzione ha dato i suoi valori, naturalmente in base a tanti aspetti. Grazie. Inciso, il tuo ruolo quindi negli anni critici a cavallo tra gli anni 70 e 80, visto che sei stato lanciato da Stefano Cinelli Colombini nella sua lettera un po' come il papà del rosso, ma io ho sempre lavorato a Montalcino, iniziando da ragazzo, da giovanissimo, perché che come sono lavorato, e quindi inizialmente negli anni 50 seguivo queste cose da inesperto, veramente da esperto, mi mandavano a vedere, magari non sapevo neanche di che si trattava. Io lavoravo per delle aziende e ho sempre lavorato in aziende, probabilmente a Montalcino, e poi nella fase di lavoro sono stato oltre 20 anni in consiglio del consorzio di Vino Brunello, per oltre 6 anni presidente del consorzio, proprio in questa fase della denominazione di origine controllata e garantita, della denominazione di origine controllata. La portai avanti, non voglio essere presuntuoso, ecco. No, però ero io che chiedo. Qui sono i fatti, non è presunzione, i fatti sono che tu eri... Però come presidente si cercò con convinzione di portare avanti questi aspetti. Grazie. Davide, non so se vuoi dire due parole, visto che è stato evocato il nome di Giulio Candelli. Sì, chiaramente non è stato voluto, però è successo.
che c'è stata questa coincidenza della preparazione di questo evento legato a Sangiovese con la perdita di Giulio Gamberri. Per cui, diciamo, implicitamente questa manifestazione è dedicata a lui, al suo lavoro, alla sua memoria. E, tra l'altro, qui sono presenti direttamente aziende rappresentate anche con i vini, aziende dove lui ha lavorato. Probabilmente berremo anche vini che ha assaggiato lui, dove lui appunto in cantina ha dato i giusti consigli. Credo che altre aziende dove lui non ha mai lavorato, forse mai ha messo piede, in qualche modo siano state influenzate dal suo lavoro. Per cui credo tutti in qualche modo, chi fa il Sangiovese come deve essere fatto, e qui credo se siete qui perché ci credete, dobbiamo tutti un ringraziamento a Giulio Gamberri. Ecco, questa manifestazione è dedicata alla sua memoria. Già ci hai dato lo scoop che il rosso è il babbo del Brunello, quindi non sei noioso, cioè romanzeschi, questi sono subito... No, ecco, scusate, c'è due aneddoti molto simpatici, diciamo così, simpatici. Per esempio, uno riguarda Giulio Gamberri. Io ero giovanissimo, ero andato in un'azienda, cioè un dirigevo questa azienda, e erano i primi anni che avevo la piena responsabilità, e c'era i vini del 1972, e chissà perché a Montalcino le annate con il 2 sono sempre sfortunate, il 72, l'82, il 92, il 2002, insomma, comunque era una allora, per farla breve, c'era questo 1972 con pochissimo colore, e erano 700 ipotesi, erano poi. E allora io non sapevo come risolvere il problema, insomma, altri mi ci si consigliava, a un certo punto si disse, ma quello lì. Allora ecco, la denominazione di origine controllata permetteva di aggiungere fino al 10% di uve o di altri vini, anche da fuori, per cui non c'erano problemi. E allora si disse, ma mettiamoci un 3% di un vino che gli dà un po' di colore. E veramente era un 3%, erano 20 ettari di vino su 700. Quindi. E i Gamberri si era preso poi come consulente, che girava la mattina a darci delle consigli. Dopo un po' capito lì e io ben volentieri, sapevo che era un grande assaggiatore, di guarda assaggiami questa botte, assaggiami questa, a un certo punto fa, ma qui che ci ha messo? Come ci ha messo? No, non vedi niente, dice qui ci hai messo il vino della cantina sotto di Spinzano. Io rimasi, a quel punto rimasi veramente meravigliato, perché il 3%, quindi ecco, però questo fa riflettere un'altra cosa, la purezza molto importante sul Sangiovese, lui l'aveva sentito. Certo. Mentre un'altra cosa che invece, questa è una, scusate se vi annoio, ma ci tengo perché è una cosa importante, fu quella che fece prendere una svolta precisa. Noi si insisteva con la regione e con il comitato vini per far approvare questa denominazione di origine controllata e questa insieme al in un unico disciplinario, e non si riusciva. Batti e ribatti, alla fine chiesi un appuntamento con il presidente, forse tutti l'avrete sentito nominare, era il senatore Resanna, che era il padre della 930, e quindi era presidente del comitato, molto autoritario, molto duro. E un giorno facemmo una spedizione, e si portò anche il sindaco, era una denominazione diciamo comunale, quindi si portò il sindaco, erano tre o quattro consiglieri. Si arriva in via Salustiana e subito ti trovo un funzionario della Camera di Commercio e questo amico Ratti,
che mi fanno: ah, il russo e il montalcino nei denti, quello è arrabbiato con te, ce l'ha con te. Come ce l'ha con te? Che ho fatto? Ah, non lo so, ma te hai fatto qualche cosa, ma io non ho fatto niente. Ma... insomma, e per farla breve, tammo, e questo comincia a urlare e dice: ti metto le manette, ti faccio arrestare, chiamo i carabinieri. Io, ma che fatto? Sapevo che cosa avevo fatto. Poi cominciai a ragionarci. E avevo fatto una cosa molto semplice, cioè aveva detto la verità. Un giornalista, che tutti conoscerete, col suo giornale aveva fatto un inserto dei vini della Toscana e aveva scritto su Montalcino, aveva fatto un inserto dove diceva: bottiglie, vino tanto e togli bottiglie tante. Era un'enormità. Noi, siccome avevamo sotto mano tutta la produzione, perché le denunce venivano fatte al consorzio, poi passare al comune, tutti i passaggi con il Rosso, Brunello, cioè, avevamo in mano tutta la situazione dopo una settimana della produzione, quindi io gli dissi: ma abbi pazienza, ma noi facciamo la vigilanza, facciamo il controllo, proprio per questo non dovevi scrivere questa letteraccia, perché avevo scritto una lettera a questo tizio, questo giornalista, dicendo: ma lei ha scritto delle retinate, doveva sentire noi, gli si dava i dati precisi. E a quel punto capì il perché ce l'aveva con me e disse: ma guarda, te con questa lettera, meno male è un giornalista amico, perché potevi far scoppiare uno scandalo nazionale, internazionale. Pensa che specialmente da Roma in giù non sappiamo ancora le produzioni, non sappiamo le produzioni che avvengono, questo era 25 anni fa, 30 anni fa, non sappiamo quanto produciamo. E la storia stava così, che la Camera di Commercio di Siena invece, che non aveva la possibilità immediata di fare subito conteggi, i dati gliel'aveva passati, scomitato su dati forniti dalla Camera di Commercio, e aveva fatto 1000 ettari di Brunello a 80 quintali d'uva, a 70%, totte bottiglie e totte quintali, e invece erano un terzo di quello che veniva dichiarato. Sicché, ecco. Però quella chiarezza sulla gestione, diciamo, di questi vini, proprio in quella seduta fu approvato la denominazione di Genova Trovare così. Ecco, solo un piccolissimo ricordo di Giulio Gambelli, lo vorrei fare anch'io. Io non so quante aziende qui presenti possono ricordare Giulio Gambelli come me da bambino. Quando io presi la Torre Babbo, presi le baronette nel 74, già nel 76, 77, 78, io mi ricordo questo bau bau del bisogna pulire tutta la cantina, si andava in cantina, ci si rimbocca.